Allora, è tutto a posto? Controlliamo, controlliamo subito. Direi di sì. Cambi di sorgente e si va. Allora, signore e signore non solo, buonasera! Anche questo venerdì con Mario Golf Super Rush. Potrebbe essere... No, vabbè, non penso che sarà l'ultimo venerdì con Mario Golf, perché comunque abbiamo ancora modalità avventura da terminare e ce ne vorrà un pochino. Però magari sto ripensando un pochino un po' come organizzare, anche per una certa cosa. Però andiamo bene tutto, perché abbiamo un po' da fare le buche 10-18, vedo. Andiamo anche qua. Sì, sempre ostacoli qua. E nella zona campestre c'era stata la tempesta, i massi rotolati. E qua un altro masso, e che balle. Quindi, però, come facciamo allora? Ah, giusto qua quelli che organizzano. Ah, aspetta, vediamo questo qua che vuole. Sì, dimmi Shy Guy, tipo timido, dimmi. Ok. Ah. Ok, quindi... È vero. Aspetta, quale tesoro? Ah! In effetti Wario ha l'abitudine di cercare trovare tesori. Quindi, in effetti... Dove sta Wario? Wario! Wario, dove sei Wario? Dove cavolo sei? Aspetta, aspettate un secondo. Wario! Dove cavolo sta andando, tra l'altro? Mi sa che è la zona dove ci sono gli altri... Ah, ok, no. No, lasciamo stare. Via. Il gioco mi impedisce di andare avanti. Va bene, io seguo. Anche perché non posso fare altro. Vediamo, Wario magari sta... Oh, non è che magari sta da quella parte, in effetti. Vediamo un secondo. Vediamo che dicono qua. Sorbetto. Non me lo dai neanche, però. Madonna, in effetti. Vediamo, no vabbè. Wario non lo vedo, magari... Tu sei qualcosa, eh? Ma voglio sapere di più. Ah, ok, è quello che sta cercando Wario. Nella sabbia di mare di dune. Poi... Ok, facciamo anche una cattura. Cioè, siamo all'indovinelli anche, perfetto. Ok, le tazze del tesoro, va bene. Quindi, poi vediamo anche tu. Vediamo, cos'è che potrei comprare con 7490? Magari prendo un pochino di questo e poi per le prossime volte anche... Sì, sì. Non l'equipaggio adesso. Però visto che ho soldi, le prendo. Poi questi qua li ho già esauriti, tutto quanto. Va bene, vabbè. Non devo prendere altro. Quindi, direi di andare qua un secondo. Ok. Non è che magari è dalla buca 15 che ci sta il tesoro? Oddio, forse ho capito perché. Vabbè, adesso, trama caso. Magari Wario ha fatto rotolare il masso per avere isolata la zona delle buche dalla 15 alla 18, perché è là che ci stanno le tazze. Così a caso. Ok. Va bene, vediamo. Mi ripeti un secondo? Sì. No, non questo, quello che sta... Dov'è che sta? Dov'è che sta l'altro? Ah, questo qui forse. No? Ok, buono da sapersi per la buca 15. Forse lui? Ok. Ok, quindi sì, il masso non specifica che sia stato a colpa di, che ne so, un disastro naturale. No, il masso proprio, va bene, d'accordo. Ok. Vabbè, a questo punto andiamo qua. Allora, un attimo. Ah, giusto. Procediamo. Sì. Va bene. Quindi, una cosa. Un attimo, perché sto riprendendo un secondo. Allora, prima di tutto, la settimana prossima io ho la seconda dose. Qua. Se tutto va bene sarà il 27, quindi martedì. Se tutto va bene, tra l'altro, visto che è di mattina che avrò la seconda dose. Par 4. Quindi limite di tempo di quanto? 11. Ah, vabbè. Però è... Ok. Per ognuna delle tre buche quindi abbiamo limite di tempo di 11 minuti. Ok.
Con quale mazzo sto facendo? No? Ok, va bene. Questo deve andare bene, no? Sì. Sì, stavo dicendo per appunto. Sì, vai. Spero che non sia troppo... molto! Ho dato molto effetto. Vai. Stavo dicendo per l'appunto, martedì avrò la seconda dose. Finalmente, vabbè, in effetti sono stato anche fortunato, lo ammetto, perché ho avuto prima dose senza problemi. Speriamo che per l'appunto ci sia un invito per quello che ho detto, perché... Vediamo un secondo qua. Sì, direi di farla così. Magari però... Allora, è in salita, quindi ci vuole un minimo di più. Ok. Sì, vediamo. Non prendere il bunker. Oh, ok. Vediamo un secondo. Quindi per l'appunto, sera di mattina. Ah, cavolo. È probabile che dovrei... Sali. Ma che cavolo, no. Ah, giusto, l'altro tasto. Sto sbagliando. È probabile che riuscirò, perché dipende comunque se mi... Vabbè, di sentirmi bene abbastanza, Però magari per precauzione, comunque, dopo aver fatto il vaccino, non uscirò proprio di casa. Quindi, è molto probabile che starò a casa anche il pomeriggio, il che vuol dire che posso anche streamare il pomeriggio, perché comunque, anche se inizierò ad avere il dolore qua alla spalla, non mi impedisce di streamare. E cosa streamare quel giorno? Allora, un secondo, altezza simile, ve ne parlo appena faccio questo. Altezza simile, perciò facciamo... Aspetta. Ma perché 7 minuti? Riusciamo a fare... Oh! No! Cosa devi tu? Cavolo, il buggy! Ma come buggy? Scusa, perché il buggy? Che ho fatto? Cioè, io ho fatto 4 colpi qua. Attenzione. Non ho capito. Non ho capito il perché del buggy. Mi sa che mi devo concentrare. Vabbè, in realtà qua devo solamente andare avanti, evitando di... lo scadere del tempo, però... Andiamo in salita di nuovo, quindi un pochino prima. Sì. Molto buono. Non andare troppo in là però, non cadere, tra l'altro. Avant Green! Dovevo andare a dare un po' più di effetto. Di poco però. In salita, quindi devo dare... Non di molto, e un po' di più, tipo così. Di poco. Questo è par, questo è par, non mi fare balle. Questo è par, ovviamente. Meno male. Ma in effetti anche il... Ma io non ho capito. Prima ho dato un colpo in più senza essermi accorto. Non ho capito. Vabbè, questo è 5. Attenzione. Direi non adesso per il colpo speciale, poi più tardi. Okay. Vai. Hai sbaccato un pochino, mannaggia. Quanto lontano sta andando la pallina, comunque? Allora, un secondo. Fairway, perfetto, meno male. Non troppo lontano, Potrebbe essere un momento buono per attivare la mossa speciale. Magari anche per andare qua. Sì. Ok, vediamo la mossa speciale, in effetti. Vediamo. Mi fa arrivare là, molto buono. Facciamo così, sì. Tutto quanto, vai. Mandala. Buono. Aspetta, quanto distante? Dimmi che arrivi. Meno male. Per un attimo l'ho vista, perché visto che va dritto, che è lo Stinger, va drittissimo e temevo che si sbattesse contro il dirupo. Meno male. Con tutto che ho direzionata bene, ma si sa com'è qua. In effetti sto calcolando poco il vento, ma in effetti qua 3 metri al secondo non fa troppo. Almeno qua vediamo. Magari no, giusto. Allora, altezza simile, perciò non devo andare troppo. Vediamo, 29 metri, ottimo. Buono sapersi. Quindi facciamo un po' di effetto indietro. Top spin però con effetto indietro, vediamo come va. Perché così indietro?
Beh, l'approccio sì, però questo è in salita. Sarà un birdie un po' difficile questo. Quindi devo andare. Oh cavolo, il tempo! Ok, adesso ho capito meglio. Cioè, scusate, ma il tempo, cioè, non mi era accorto mica che togliesse tanto tempo per ogni colpo. Ma perché? Ma per quale motivo? Allora, aspetta, cos'è che ho dato? Sì, ah, ok, ok, va bene, va bene. Rifacciamo, cioè, ma che balle, cioè. Mi sa che non posso parlare d'altro, perché se mi devo concentrare anche soltanto per questo, per questa storia delle buche. Ah, tra l'altro una cosa, per la live di oggi facciamo un'oretta, che è già iniziata in effetti, di modalità avventura, e poi un mezz'ora 45, aspetta un secondo, mi devo... Oh! Ah, devo riscrivermi pure! Che balle! E riscriviamoci allora. Sì, bene. Dicevo, per l'appunto, un'oretta qua nella modalità avventura, sperando di combinare qualcosa dopo il fallimento di prima. E poi un mezz'ora 45 minuti, diciamo, di andare online. Perché l'altra volta in effetti mi sono reso conto che fare tutto in modalità avventura può essere un po' noioso alla lunga. E quindi magari alterniamo un po'. Ok, stavolta vuole capire meglio, sì? Limite. Ma perché mi toglie il tempo quando quando colpisco? Scusa, qui non è veramente rapido. Non posso perdere molto tempo a parlare, purtroppo. Mannaggia, se non commentare quello che accade. Purtroppo. Quindi, vai. Vediamo quanto lo manda. Buono, buono, vai. Alto, 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 alto. Ok, e siamo. Ho contrastato anche il vento, che è a 5 da secondo qua. E tra l'altro che va in direzione ovest. Ok. Tra l'altro qua ho evitato per un niente. Guardate dove è finita la buca, dove è finita la palla prima di rotolare più avanti. Ho evitato per poco il bunker. Grandioso. Vai, vai, prendila, prendila. Quindi è in salita. Ok, non possiamo aggiungere troppo però. Quindi così. Sì. Non sbattere contro. Ah, vabbè, 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 dai. No, va bene, va bene, va bene, va bene. No. Qui veramente faccio il bug di nuovo, però. Adesso mi rendo conto del perché, però. Ok, facciamo. Gran colpo. Forse un po' troppo qua, forse un pochino troppo, forse un pochino troppo. 7 metri, no. Di qua. Vai, 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 vai. Oh, almeno ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Meno male, do gracias. Qui, facciamo fare la buca. E se, come no, come no. Vediamo il 24 nel secondo verso nord-ovest. Quindi un pochino così. Un po' di più, esatto, così. Poi in salita, perciò. Sì, vediamo come fa l'effetto qua di... è andato bene, no? Ok. L'ho fatto degli istanti di prima, di poco. Però potrei fare una cosa qua, se riesco. Se riusciamo a fare... questo è altezza simile, perciò potrei fare effetto all'indietro. Tiro speciale, non adesso. Potrei fare... vai, convex. Di niente. Vai, tapin. Di niente. Troppo. Perché la pallina è andata verso sinistra. Quindi sarei dovuto andare con il colpo un po' verso destra. Ah, vabbè. Attenzione. Qui vento 3 al secondo. Come prima, sfruttiamo qua. Cioè, alla parte dopo. Sì, va bene. E perché sbacchi? Però se sbacchi in avanti va bene, eh. Mi raccomando, sbacchi in avanti. Buono. Basta che non sia nel rap fairway. Vabbè, come prima quasi, è un metro di differenza. Quasi uguale.
Dai, che siamo anche alla terza buca. Abbiamo 4 minuti. Buono. Ok, 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 vai. Qua adesso invece il tiro speciale che arriverà qua. Adesso il vento è anche un pochino all'indietro, perciò dobbiamo andare belli decisi. Spero di non aver fatto una cavolata, perché in effetti va un po' verso destra il colpo, forse. Oh mio Dio, no. Oh mio Dio, no, 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 no. Oh, no, ok. Temo sempre là, è una cosa mia, temo sempre. Vai, 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 vai. Corri, 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 che poi abbiamo un altro cuore là. Vabbè, no, è dopo la pallina, quindi inutile. Abbiamo 2 minuti e i colpi prendono tanto pure. Quindi vediamo. Qua abbiamo colpo. Sì, un pochino. Non troppo, però è 3 metri. Sì, ok, perché va un pochino a sud-est. Quindi dovrebbe essere così. Poi, visto che la testa simile, facciamo effetto all'indietro semplice. Sì. Va bene, vediamo. Bello sì, però di poco. Vai il verde. Verde. Ok, qua abbiamo fatto le buche come si deve. Ok, alla grande. Ce l'hai fatta. Vabbè. E l'altra serie? Ah, ecco l'altra serie. Ah, quindi per ogni volta. Ma in effetti mi sa che facciamo una sola buca, perché la dalla 14 in poi è bloccato. Sbaglio, forse me lo fa fare in un altro modo. Vabbè, fai. Attenzione. Ah, qua sarebbe una figata riuscire a superare in un sol colpo quei massi là. Dovremmo fare tipo, dovrei ad esempio andare perché ho il tempo qua. Ho paura. Dovrei riuscire ad arrivare là. Devo provare a fare una cosa, voglio provare a fare una cosa. Quindi, il vento. Vai sopra, su, 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 su. È andato su, è andato tutto su. Ah. No, di essere andata è andata però, eh. Dio grazie. In realtà speravo che superasse anche quello. Però forse speravo un po' troppo. Vai, vai, forza, vai, 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 vai. Anche perché il tempo non è tantissimo. Allora, non posso fare troppo effetto, quindi mi sa che vado un po' in basso qua. Vado 141 perché, ecco, forse meglio questo. 100... Ho anche altezza simile, quindi con effetto meno avanti, perciò dobbiamo fare anche così. Sì. Non sbattere. Ha sbattuto. Mannaggia, ha sbattuto. Però mi sa che va sulla van green. Sul green proprio. Dovevo fare un altro tipo di tiro però. Più verso il basso. Non l'ho fatto più. Vabbè, la conformazione è qua. Allora qui è altrettanto simile. Però guarda come è conformato il terreno. Devo andare perciò. Forse devo fare così. Sfruttare il fatto che poi va in pendenza. Perciò direi così. Proviamo così. Quarto. Vabbè. Par. Par. Buon par. Però abbiamo 6 minuti per 2 colpi. Non è tantissimo. È poco, è poco, poco. Devo ragionare subito. Questo tra l'altro con 4. Attenzione. Qua devo andare subito. Sì, ho capito quello che devo fare. Perciò. Semplice. Gran colpo. Perché c'è un bunker. Evitiamo il bunker. Ok, il bunker mi sa che l'abbiamo evitato. Devo grazie. Prendi qua. Bravo, bravo. Corri però. Corri, 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 corri. Prendi la moneta e ovviamente la salti. Ovviamente la salti. Poi là. Sì. Però in salita. Quindi facciamo. È anche piegato un po'. C'è anche il vento. Quindi facciamo. Gran colpo. Perché l'hanno andata così? Ah no, sta andando. Sta andando. Cioè, è al green. Cioè, scusate, è al green. Com'è salita però la pallina?
stranissimo. Che traiettoria ha fatto stranissima. Però non mi lamento, dai. Se riusciamo a fare anche magari qua un bel... Un po' troppo però, sì, molto troppo. Vabbè, par. Perché l'ho vista che sta andando un po' troppo a lato. Ho temuto che venisse, che uscisse all'ultimo, meno male. Ok, mi ricordavo bene, qua c'era il limite, giusto. Mi sa che becchiamo Wario, mi sa che c'è un po' di storia qua, per quel che ci può stare. Facciamo che miglioriamo un po' la velocità di nuovo, poi... Ah, eccoci qua, perfetto, controllo 10. Ok, e abbiamo anche riaumentato un pochino la velocità. E in effetti andiamo a capire un po'. Sarà stata colpa di Wario per caso? Quello è un masso grande che di sicuro non si sposta per cause naturali. Ma in effetti neanche con Wario. Cioè, come avrebbe dovuto fare qua? Con quali mezzi? E certo! Come si risolvono i problemi? Con le palle! Volevo dire, con i tiri da golf! E certo, no? Tanto! Giustamente... Ah, io non faccio niente stavolta! Fa tutto lui, d'accordo? Speravo almeno di... Vediamo però, voglio proprio vedere... E la madonna! E la madonna! E ovviamente questo è Wario che si incazza... il mio lavoro! Ah, no! Chi è? Non Wario! Un Koopa! Beh, modesta parte... Sì. Sì, ma in effetti il Toad con quale caparbietà e con... come dire, con quanta spavalderia ha detto: ma prova tu a distruggere questo masso col driver. Tanto i due colpi sono stati potenti, no? Infatti. Esatto. Sì, ma tu Toad come hai fatto? Vabbè, è inutile parlarne. Perfetto. Tutto grazie a me, quindi fatemi andare avanti ad onore, grazie. Non devo fare il torneo. Certo. Ok. Ci sta, Deo gracias. Speed golf da 18 bis. Ok. Al banco. Quindi qualche ringraziamento però, ragazzi? Infatti sì. Ok, poi. Beh, principiante, avrei anche distrutto una roccia prima. Sì, e anche grandi pa... volevo dire. Ok. Buono, poi. Allora, dov'è che sta quello che mi ha parlato? No, non sta di qua comunque, sta di qua. Ah, vabbè, comunque abbiamo un po' di tempo. Quindi, per relax, la settimana prossima io avrei un'idea, ma devo raccontarvi meglio l'idea, perché... Anzi, più che altro, soprattutto per martedì. Perché? Ok. Aspetta un attimo. Ah! Beh, è il contrario. Bowser. Quindi Bowser genera il calore... Bowser, l'effetto serra. Cioè, scusami, tu dici che lui che provoca il calore non è una cosa grave? Eh? Ma scusami, dove sta il tipo timido con cui ho parlato? Vabbè, comunque sia, martedì c'è una bella uscita. Un'uscita che da fan dei Saturni sto attendendo da tanto tempo. Attendevo da un bel po'. Anzi, non ci speravo più. Ovvero, The Great Saturni. Racconto un pochino. Ok, va bene, sì. Un sand wedge dovrei averlo, no? Sì. Un secondo, voglio vedere. Ho il sand wedge? Oppure no, perché... Ah no, forse l'ho messo perché ho addirittura... Ce l'ho, perché ho addirittura due, in effetti. Due in più rispetto al limite di 7. Per essere equilibrati. Dove sta? Dove cavolo sta quel... Vabbè, avrà cambiato posizione. Vabbè,
Stavo dicendo per appunto, perché è importante questa uscita? Fatemi partecipare intanto. Sì, se non riesci a completare tutte e tre le buche entro tale limite, sarà quello che si è qualificato. Ok. Sì, andiamo. Quindi, corre l'anno 2016. Anzi, facciamo così. Iniziamo proprio da principio. Corre l'anno 2015. Shu Takumi, che è stato responsabile in origine della trilogia originale di Saturni, ma ha lavorato anche, se non sbaglio, alla seconda trilogia, quella, o comunque sia, ad Apollo Justice, si cimenta, dopo essersi cimentato già nel crossover tra Saturni e Professor Layton, si cimenta... Allora, ogni colpo che... Ecco, potevi dirmelo anche prima, non me l'hai detto prima, lo so che non me l'hai detto prima. La Koopa! Da quanto? Ho anche il Boo. Ma la tua detta non c'è più? Ecco, appunto, in effetti il Black Koopa sarebbe stato l'ideale per distruggere il masso. Secondo me è anche un po' geloso. Beh, in effetti qua è un deserto, Boo, quindi mangiare la polvere è un pochino facile. Ok. Quindi con campioni. E magari c'è anche Wario, il tanto decantato Wario, che forse qua ha un tesoro da trovare. Ok. Quindi, Shu Takumi si cimenta sempre con i Saturni, però un po' diverso, perché se c'è la serie principale, vabbè, chiamala principale, comunque con Phoenix Wright, Apollo Justice. Attenzione. Miles Edgeworth, Athena Sykes per parlare per l'appunto della nuova serie, della seconda trilogia, Simon Blackhill, sempre della seconda trilogia, eccetera. Lui si è cimentato con una serie ambientata anni addietro, con per l'appunto il cosiddetto antenato dei Saturni, con... non so se sia l'antenata in effetti anche di Maya Fey, quella. Comunque sia un contesto molto differente, anche con rapporti di un certo tipo tra Giappone e Inghilterra, perché in effetti c'è anche un contesto storico da specificare. No, no, nel bunker. Vabbè, facciamo... Vai, vai. Vai, 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 vai. Oh, buono. Buono per me. Ok, gran recupero. La gran... No, 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 no. In salita, perciò facciamo. Spero non troppo. No, sta andando giù, no. No. Che balle. Che balle. Questo potrebbe anche essere peggio. Sapete che c'è? Anzi, no, aspetta. Sì. Sì, sì, sì. Rifacciamo, va. Perché già stavo facendo un doppio buggy, no. Attenzione. Quindi per l'appunto stavo dicendo, Shu Takumi si cimenta, vabbè, Capcom e Shu Takumi si cimenta in un Saturno ambientato nel passato. Passato che vede per appunto un contesto abbastanza differente anche come relazioni tra Giappone e Inghilterra, dove c'è anche Sherlock Holmes, anzi, diciamo Sherlock Holmes, vabbè, per questioni di diritti. C'è anche la sua assistente Watson, sì, la sua, perché è una ragazzina Watson qua, non fate domande. E sono ed esce il primo The Great Saturn, oppure anche come lo chiamano in Giappone, Daijaku te Saiban, quindi che proprio si traduce con The Great Saturn. Cazzarola di nuovo qua. Sì, riusciamo a fare? Vai, 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 vai. Difficile per oggi qua. Ok. Poi, prendila. Vediamo, è in salita perciò. Fai una cosa buona. Non troppo, no, di nuovo troppo. Di nuovo troppo. No, 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 no. Allora, un secondo, scusate. Prima buca di nuovo. Perché sennò veramente rischio un'altra volta di fare il doppio buggy qua. Attenzione. Quindi, nel 2015 esce il primo The Great Saturn. Un buon successo commerciale, però c'è un problema. Esce soltanto in Giappone. Gran colpo.
questo, perché c'erano problemi. Cioè, non si sa perché specifico, ma in effetti forse c'entra anche il fatto che nella localizzazione occidentale di Saturn, la serie principale, Phoenix Wright è sempre stato americano. Ora, in realtà la serie è chiaramente ambientata in un Giappone del futuro, però per anni Capcom ci ha fatto credere, a parte con i nomi, ma anche per appunto con le località, se non sbaglio viene chiamato proprio San Francisco, una delle zone ambientate in cui si ambientano uno, il 2 o il 3, se non sbaglio, comunque sia una parte delle ambientazioni proprio americane, con tutto che si vedono abitazioni tipiche giapponesi. Qua intanto sto perdendo tanto tempo, sto facendo cagare. Vai. Però aspetta, forse qua... No, mi è uscito un colpone. E il par lo riesco a fare. Par si riesce a fare. Però se prendi, se riesco a fare un qualcosa di meglio anche. Così. Vai in buca che ti ho dato anche la... No. Vabbè. Ehi, sto meglio. In 4. Par. Il placup è più 1 e il buo più 2, perfetto. Quindi un buon successo commerciale in Giappone. Ripeto, per l'appunto non esiste qui perché c'erano problemi di localizzazione. Penso per l'appunto il fatto che Phoenix Wright e compagnia bella erano tutti, a parte Franziska von Karma che veniva dalla Germania. Attenzione. Però tutti comunque, vabbè, ambientazione principale detti in America, con tutto che c'erano cibi tipici giapponesi, tradizioni giapponesi, cioè gli yokai, nonostante quelli si parlava comunque di America. E quindi avranno pensato all'inizio, no, è impossibile fare una cosa del genere, come lo localizziamo? Bene, forse un po' troppo per il Super Backspin, ma proviamo. Vai. Possiamo fare da qua? Sì. La mia dov'è? Aspetta un secondo, che quello sto per fare lo stinger, eh. Ok. Un po' imbecille, però è andato molto lontano. Riusciamo a fare qua. Un po' troppo. Troppo effetto. Però riusciamo così. Vai dentro. No! Ho perso il vantaggio. Allora, sono pari col Placupa. Sono ancora avanti rispetto al blu, però sono pari con la coppa, perché siamo 0-0-1 se non sbaglio. No? Ah no, qui c'è comunque tempo. Ah, qui comunque tempo. Vabbè. Attenzione. Magari. La coppa forse riesce. Riusciamo a fare? No. Andiamo sul prudente, va. Così. Ho fatto bene, no? Spero. No. Ah sì, oh, meno male, c'era tanto effetto. Meno male. Deve essere anche, forse la, no, è la mazza, credo anche, perché è già la seconda volta che vedo un colpo del genere. Sapete che c'è però? Qua riesco a fare il colpo. Sì, riesco anche. Quindi facciamo. Li prende o non li prende? Perché in effetti mi domando. Vediamo. Hanno effetti giusto il finger, quindi non è che li prenda. Però non la fairway a un metro da green. Ok. Quindi non esce quel occidente. Mi ha annunciato e Saturn Spirit of Justice, che sarebbe il sesto capitolo della serie principale, annunciato anche solo per l'occidente, per fortuna. Come con Dual Destiny, però è un'uscita soltanto in digitale, perché la serie in passato usciva anche grazie a Nintendo. Perché il topspin qua? Per quale motivo ho messo il topspin? Mi sto confondendo, sto facendo cagate. Vai. No. Oh. E adesso sono... No, devo concentrarmi però. Scusate, sto facendo delle cavolate, devo concentrarmi. Vabbè, che in effetti non conta qui, conta più il tempo. Ce l'hai fatta. Vabbè, essere comunque in tempo, ecco. Sì, in effetti. Andiamo all'altra buca adesso. Vabbè, in effetti posso anche parlare. Sì, in effetti giusto. Troppo in effetti. Dal momento che non conta tanto il par quanto il tempo, posso anche parlare di più. Quindi facciamo così. Sì. Va bene.
Vi ha annunciato Spirit of Justice anche per l'Occidente, non solamente in versione digitale, perché per appunto, nonostante in passato i titoli di Saturn uscissero anche in versione fisica, incluso anche il crossover con Phoenix Wright, ma lì c'entrava anche Nintendo che si è occupata della distribuzione del titolo, Capcom ha pensato a una strategia più di contenimento dei costi, visto comunque il successo scarso di altri capitoli della serie in passato, e quindi si è limitata a portarli senza una versione fisica. Esce Spirit of Justice, molto apprezzato comunque, tra l'altro che premeva il 3DS in una maniera allucinante, mi ricordo di scene che andavano a 10 frame, ma proprio perché era tanto pesante, con scene con tanti, con cambi di inquadrature, con modelli poligonali molto alti per la molto pesanti per la console. No, non sbaccare qua. Poi, nel 2017, abbiamo il sequel del primo The Greatest Saturnin. Per 3DS, nonostante fosse già uscito Switch da qualche mese, se non sbaglio sempre in estate è uscito The Greatest Saturnin 2. Anzi, scusate, Daijin Kyuten Saiban. Sfortunatamente, anche a causa dell'età della console, sia del fatto che ci fosse già Switch sul mercato, ma più che altro per l'età della console che aveva già 6 anni e con questi stava iniziando a far vedere un pochino cedere il passo, o meglio ad avere un mercato meno fiorente per titoli in generale, ecco che purtroppo The Greatest Saturnin 2 non riesce a bissare il successo commerciale del primo. Altezza simile, quindi facciamo, riusciamo a fare qua, vediamo, ho anche un pochino deviato. Ehi, molto, molto, molto buono, molto buono, molto buono, molto buono. Vabbè, Bird inutile perché in effetti qua non serve molto, però. Vabbè, l'importante è qua sopravvivere, essenzialmente. Vai. Quindi per appunto esce, ovviamente, nessuna notizia, ancor di meno vista l'età tarda del 3DS di un'uscita occidentale. E si teme che non ci sarà più altro neanche della sottoserie. Ma anzi, non soltanto di quella, pensarci bene, perché poi nel 2017 abbiamo il late port di Apollo Justice su 3DS, che transitato direttamente da mobile, in effetti. Vediamo, riusciamo. Adattato al 3DS. Vediamo un po' cosa ci può fare. Tra l'altro con un, con deviazioni in aria di questo modo, perché prima un pochino effetto leggermente alato e poi in alto al lato a sinistra per contrastare il vento. Scusate, e Apollo Justice, se non sbaglio, esce anche in Occidente, sempre in esclusiva eShop. Invece in Giappone è uscito anche fisico. È stato un pochino sotto della saga diversamente. Passa il tempo. A parte il fatto che ovviamente non si hanno notizie di oh mamma mia, cazzarola. Ovviamente non si sanno notizie, per forza di cose, di The Greatest Saturnin in Occidente. Ma ancor meno per il futuro della saga, perché comunque sia, Madonna, abbiamo rischiato il secondo bunker di fila. Direi di sì. Qua, se è simile, ce la facciamo. Sì. Gran colpo. Non troppo, mi raccomando, non troppo. Ti ho dato anche l'effetto backspin apposta. Però, ok, vediamo. Sì. Vai dentro. Ok. Impiego un po' troppo, però vabbè, qua pochi secondi rispetto agli altri, però Madonna santa. Vabbè, dai, l'importante è questo, sopravvivere. Quindi, ma ancor meno sappiamo del futuro della serie, perché Spirit of Justice chiude un po' allora, senza fare troppi spoiler, diciamo che chiude un po' una certa parte della storia. Attenzione. Ma non completamente, tutto c'è finalmente un momento in cui si dice: ah, dobbiamo dire questa, questi qua. Non vado troppo oltre, perché per chi non l'avesse mai giocato, neanche uno, se no è molto tanto spoiler in effetti. Sì. Vediamo cosa riusciamo a fare così. Questa è l'altra prima volta che la faccio. Ciao, bello del papà. L'unico annuncio in tutti gli ultimi anni, a partire dal 2017 in poi, è stato il port, il 530esimo, a ben pensarci, della prima trilogia su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Proviamo, perché qua è un po' complicato, Troppo, 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 troppo. Vabbè, dai. Tanto quello importante è sopravvivere.
port della trilogia, che poi, per chi non lo sapesse, è uscita su Game Boy Advance, DS, PC già in Giappone in passato. Ce l'hai fatta. Ok, Wii, su WiiWare, 3DS, perché è uscita anche su 3DS, anzi prima iOS e Android, poi 3DS, e infine, nuovamente su PC con la versione nuova, che non era neanche passata su quella iOS e Android, ma correggere, perché in effetti quella lì, se non sbaglio, aveva anche delle imperfezioni delle animazioni già corrette nella versione 3DS, ma poi ulteriori correzioni, ovviamente alta definizione, sprite rifatti. Su PS4, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E a parte questo, nient'altro. Poi tra l'altro all'inizio in Giappone, forse anche perché in Giappone hanno visto la trilogia 500 volte sul serio, diciamo che le vendite sono state molto basse. Vabbè, poi è anche vero che sono il classico titolo che fa molto poco al lancio e può fare di più col passare del tempo. Però, visto che comunque Capcom neanche parlava tanto della serie, a parte la trilogia rifatta un'altra volta, si temeva. Visto anche il focus molto importante su titoli grossi e poco altro, che in effetti non ci sarebbe stato un futuro per la serie, soprattutto nel medio-lungo termine. Anzi, tutto nel medio. Ma anche nel lungo si teme veramente tanto. Poi, che succede? La cosa che deve succedere, che devo fare qua, ed è un po' complicato. Devia... Bravo che devi! Bravo. Dove cazzarola sei andata? Ma no! Allora, cos'è che ha preso? Fammi capire bene. Ha preso là. Ed è sbattuta lì. Nel deserto. Ma come ti permetti? Vabbè, dai. Oh, signore. Vabbè, farewell almeno. Cavolo. Se faccio 5 è comunque un miracolo qua, eh. Ma che balle! No! No! Perché mi ha fatto que... Scusate. Ho sbagliato qua. Mi sa che è per sbaglio. Non è possibile. 7, 8 colpo. Questo è quadruplo buggy. Madonna, che ridicolo. Non ho capito che sia successo. Mi sa che per sbaglio ho... In effetti mi capita che quando parlo un po' ti faccio divaccare. Mi sa che devo aver selezionato un'altra mazza per sbaglio. Ed è per quello che ho fatto il colpo così. Ci rifacciamo un pochino. Ok. Proviamoci, va. Ti prendo anche. Prendo te. Prendo anche te. Ho preso anche il cuore, per fortuna. No! Ma come era di penalità qua, scusami? Perché? Ma che balle. Devo andare di colpo, di proprio queste cose. Facciamo anche così. Dovrebbero le palline spostarsi. Ah no, giusto, è sempre Stinger. Giusto. Meno male con lo Stinger, però. Che è successo? Ah, ho spostato! Ah, le ho spostate allora. Stavolta sì. Ok. Vediamo. È salito un po', però, mannaggia. Oh! Questo è un par dei miracoli! Perché ho fatto anche il colpo nella zona di penalità. Questo è il par dei miracoli. Ok, perfetto. Attenzione. Qua sarebbe bellissimo fare così. Però è un po'... no, è un po' un problema. È molto un problema, sì. Lasciamo stare. Andiamo di sicurezza, va? Tra l'altro senza neanche dare troppo effetto. Perché sennò... lo temo. Solamente al centro, un po' verso l'alto e basta. Poi che succede? Provo a parlarne un'altra volta. Poi che succede? L'anno scorso abbiamo il grande leak di Capcom, che purtroppo dei rompicoglioni, chiamiamolo, diciamo così, anzi criminali, perché sono criminali, sono stati in grado di ottenere l'accesso a 1 terabyte di dati di Capcom, di tutto,
dati dipendenti, quindi incluse anche credenziali, proprio dati, nomi, cognomi, numeri di telefono, ma anche dati relativi a progetti futuri, con tanto di budget per di sviluppo e promozione, con timeline delle uscite. Ecco, tra tutte queste cose, ma anche proprio descrizioni, partnership tipo con Sony per PlayStation Now, per Resident Evil Village, tra tutte queste cose, ma perché un'altra volta qua, comunque vabbè è vicino almeno, tra tutte le cose che sono venute fuori c'è stato anche il miracolo, il tanto decantato miracolo, ovvero il progetto dell'uscita occidentale di The Greatest Attorney nell'1 e nel 2 per PS4, Switch e PC. Niente Xbox, perché come si è visto anche nei file, come dire, Xbox ha venduto una miseria. La Saturn purtroppo ha venduto proprio una roba che non ti fanno più andare. Per forza di niente di così, di 60 centimetri. Ma per 60 centimetri puoi anche andare tu di pietà. Ce l'hai fatta. Ok, è stato complicato qua. Il miracolo! Il miracolo! Perché veramente non ci si sperava più. Perché la serie dei Saturni è stata caratterizzata già in passato da titoli che non sono mai usciti qua. Ovvero il secondo. Un attimo. Sì, il secondo Miles Edge Ultimate Investigation, che era un altro spin-off, questa volta ambientato in contemporanea con la serie principale, con protagonista il tanto buon. Il tanto adorato Miles Edgeworth, amico, rivale di Phoenix Wright nella serie. Il primo è uscito, anche grazie a Nintendo, che se non sbaglio si è comunque occupato della distribuzione del titolo fisicamente anche qua da noi. Il secondo invece, in effetti per cause molto simili, secondo me, al secondo che vedete Saturno, ovvero era un titolo uscito su DS nel 2011 in Giappone, quindi vai, non fare cavolate. Stai andando bene? Dove stai andando? Oh, sì, dai. Quindi un po' è stato ritenuto un po' tardi per avere un'uscita qua da noi, e perciò niente, Nisba. E in effetti apprezzerei anche di vedere il secondo Saturn Investigations, Message Investigations qui da noi in futuro. Vediamo, sto facendo questo un buon colpo oppure no? Sì, dai, dove stai andando tu? Oh, va bene. Vai. Per un secondo anche qua! Meno male che se l'è presa, che la buca si è presa la pallina. Quindi, miracolo. Si vedono anche le immagini nel leak. Le immagini, cioè, il Gronchi Rosa, The Greatest Attorney, con le finestre di dialogo in inglese. E tra l'altro si vede anche come Capcom ha deciso di risolvere il problema di Sherlock Holmes. Perché Sherlock Holmes ha un problema di diritti un po' strano. Allora, riusciamo a fare magari, sì, così. E sposto anche gli altri dalle buche, va? Spero di non andare troppo lontano, però mi raccomando. No, in realtà poteva andare meglio. Quindi fairway. Sì. Andiamo, riusciamo a fare. E di niente. Di niente. Vabbè, tre. Par. Ho recuperato un minimo sulla coppa, eh. Quanto ritardo sono rispetto agli altri. Che ha fatto anche doppio buggy, perché? Vabbè. Perché per l'appunto i diritti per Sherlock Holmes sono un po' un casino. E forse anche questo ha bloccato i tempi Capcom. Però Capcom come ha risolto? Ha risolto con la rinominazione di Sherlock Holmes in Herlock Sholmes. Io ho anche scoperto tra l'altro che in effetti era già stato utilizzato, anzi in realtà è un omaggio a quanto visto in altre opere impostate, tipo anche per Lupin. Non l'anime, dico l'opera vera e propria Lupin, Arsène Lupin.
Però quando ho visto la prima volta Sherlock Holmes, io sono impazzito di vabbè, non tanto, ma proprio per quel nome là che mi ha fatto completamente perdere la testa. Proprio sono andato per delle ore a dire su Twitter anche Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Ero completamente impazzito. Bellissimo. Se non sbaglio, quella parte di lì che è arrivata... Allora, se non sbaglio, i file risalgono ad agosto, quelli là con l'immagine e lo show. Sì, in effetti ci sono anche i file. Oh, cazzarola. Raf? Sì, ma Raf... Scusate. Oh, porca troia. E devo dare effetto, allora. Devo dare tanto, tanto effetto. Ce la facciamo? Mi dubito. Ci vorrebbe un effetto micidiale. Ho dato l'effetto micidiale. Però riusciamo a scalare? Questo è il problema adesso. Devo tornare indietro, capito? Tornare indietro perché sennò quando riusciamo. Eh sì, però oh no. Oh no, no, no. Non so dove cavolo andare. Fammi salire di qua, ti prego. Ah, ok, meno male, meno male. E qua. Cazzarona, scusate. E quindi, vabbè, tanto ce la facciamo. 3 minuti, sì, e come. Vabbè, sono in straritato rispetto agli altri, però. Ok. Se riuscissi sarebbe molto bello. Ci provo così, ma dubbi. Vai. Vabbè, dai, par. 44 minuti scappati, sì, spaccati. Ok. Ce l'hai fatta. Ok. Comunque mi sa che dopo questa parte dell'avventura andiamo a fare oh, questa buca qua. Allora, dovremmo fare come prima, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Quindi, come dicendo, per l'appunto, le immagini bellissime, il fatto che sia vero, che esista sul serio una cosa del genere. Poi ovviamente però anche il timore, perché c'era anche indicata una programmazione di quando sarebbe stato annunciato, ovvero annuncio ad aprile con uscita a luglio, secondo alcuni dei file più recenti del leak di Capcom. Allora, un secondo. E comunque, visto che c'è... Dove cavolo sono andato? Visto che, ahimè, c'è comunque sempre la pandemia, che va bene le vaccinazioni, va bene tutto, però comunque continua a influire sullo sviluppo dei videogiochi in generale, da alcune parti un po' di meno, da altre, soprattutto per quanto riguarda la quality assurance o il mockup, anzi, soprattutto la prima adesso, continua a farlo. Perché ho un po' paura... Ah, cazzo, no, aspetta, ho capito, perché ho sbagliato qua il ferro, mannaggia a me. Perché mi ha dato un altro ferro là? Sapete che c'è qua? Ripartiamo. Non dalla prima buca. No, 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 lasciamo stare, va, lasciamo stare. Se faccio da qua? No, facciamo una cosa proprio semplice. Proprio colpo normale, così me lo mando un pochino più avanti almeno. Ben inizio questo, Facciamo... Sì, dai. Ah. Però fammi almeno fare una buca. Ok, va bene. Buggy va bene qua, per come si era messa buggy. Perché non mi sono accorto, mannaggia, del che mi ha dato il ferro che manda a destra. Mannaggia a me. Attenzione. Perché mi dai quello comunque. Per quella buca là. Ok, un po' di meno qua. Un po' un effetto così, così va bene, dai, va bene, va bene. L'importante è evitare il buco. Quindi sì, si sta vedendo anche che Capcom comunque stava rispettando più o meno le tempistiche delle altre, perché tipo per Monster Hunter Rise della demo a gennaio, della seconda demo più vicina al lancio, comunque anche degli show dedicati a Monster Hunter, o anche Resident Evil con l'uscita programmata per maggio, cosa che in effetti è avvenuta. Però comunque si temeva che potesse esserci comunque sempre un momento, un qualche intoppo causa pandemia. Soprattutto dopo il concerto
che Capcom ha avuto la brillante, non tanto brillante idea del concerto, perché è un'ottima idea, però dedicato quasi interamente, gran parte proprio a The Greatest Attorney. E durante il, durante il concerto, che è stato trasmesso anche qui in Occidente, ovviamente se non sbaglio senza persone fisiche invitate a parte gli orchestranti per motivi hobby. Sì, direi. Ok. Ha avuto la brillante idea di utilizzare non soltanto le musiche di The Greatest Attorney, ma anche, visto che era comunque disponibile anche per il pubblico occidentale, le musiche, non le musiche, vuol dire i titoli delle canzoni di The Greatest Attorney localizzati, quelli che erano anche presenti nel leak di cui ho parlato prima. E quindi dovete pensare, ma allora a questo punto annunciano The Greatest Attorney dopo il concerto. Nada, di niente, proprio niente. Silenzio, e quindi siete muti un pochino. Poi ad aprile, perché comunque il concerto è stato anche ad aprile, poi debotto, senza senso, in un pomeriggio alle 5 di un pomeriggio normale di aprile, Capcom dice: uè raga, The Greatest Attorney per l'anniversario della serie a luglio. Prego, non accalcatevi, prego. Oh, bella questa, bella. Tra l'altro sì, è come ha detto il tipo timido, se non sbaglio, tre buche. Attenzione. Parte 3 volevo dire. Oh, e allora? Non fare cavolate però tu con il colpo, ti prego. Non mandarmela via la pallina. Ok, è arrivata dopo. Dove è andata la pallina? È rimasto incastrato! Perché ha di penalità? Ma qua era di penalità, ma dai! Ma per cortesia! Ma il Black Koopa è ancora là! Il Black Koopa è ancora là! Meraviglia! Ok, si è ripreso il Black Koopa. È saltato. Perché dovrei riuscire a fare il Koopa. Poi backspin. Dai, non male. Possiamo fare però il colpo. Sì, parte 3. Buono. No, come qua? Ah, giusto per... Giusto, è vero. Perché ho fatto purtroppo il problema del colpo nell'aria. Vabbè. Peccato però. E siamo alle ultime 3 buche qua. Oh, c'è la strada anche di là. Attenzione. Io voglio fare però... Io prendo la strada più alta però. Ed eccoci qua, quindi The Greatest Attorney esce martedì prossimo, proprio il giorno in cui mi faccio il vaccino, la seconda dose. E comunque, visto che sono appassionato della serie e che per supportarla al punto che l'ho voluto supportare al tal punto da prendere anche, non ho ancora avviato in effetti, la trilogia su Switch, nonostante abbia già preso i vari capitoli della serie in passato, abbia già giocato i capitoli della serie in passato su DS e su 3DS. Sì, compensa, dai, dovrebbe compensare. Proviamo. E non sbaccare. Vai sul green. Ci è andato di niente. Ci è andato però. E buono, molto buono in realtà, molto buono. Yes! Buon verdi! Tra l'altro verdi, che questo è un miracolo. Entrambi, gli altri due invece con 4. Attenzione. Ok, quindi finalmente questo martedì anche da noi il miracolo. Citando proprio di Saturni 3. È il 3, sì. The miracle did happen, parafrasando, anzi. Che poi là c'era anche un errore di localizzazione di Miracle Never Happen senza la S, però vabbè. E io ho pensato, oh, per forza di cose, The Greatest Attorney, il primo almeno, perché sono due titoli da, in totale sono 50 ore, ne facciamo uno da 25 ore e basta e avanza. E secondo, come lo gioco con tutta calma e tranquillità quando voglio io.
almeno il primo portiamolo in aria. Quindi sì, martedì si parte con The Greatest Attorney Adventures, se non sbaglio, perché il secondo è The Greatest Attorney 2 Resolve. Quindi in salita, perciò facciamo... No, cosa ho fatto? Devo fare l'altro! In salita si fa il topspin. Magari, visto che comunque ci va, vediamo. Green, però poteva andare meglio. Ok. Questa simile dovrebbe essere così. Vediamo. Dai! Yes! Molto buono. Quindi per forza di cose la faccio. Quello che stavo pensando di fare magari è anche per Mario Golf. O lo facciamo sempre venerdì, oppure, perché voglio fare comunque un bel po' di ricatto di Greatest Attorney, sia la settimana prossima che quelle successive. Il Boo è molto indietro, non avevo notato. Tanto, ma tanto indietro, sta arrancando un po'. E sbrigati. La pallina dove cacchio l'ha mandata? Ah, nel rough, proprio accanto al green. Però... è di pochissimo. Tapin. Quindi... un'altra cosa, sì, per l'appunto. Sto pensando di continuare con venerdì per Mario Golf. Perché comunque ci sono altri giochi che sto portando in live, ovvero Monster Hunter Rise, Super Smash Bros. Ultimate, che hanno portato questa settimana per la programmazione molto ridotta, in effetti. Oh, sì, va bene. Visto che è giù, possiamo fare anche così. E dovrebbe andare molto avanti, non troppo avanti. Oh. Buono. Quindi per adesso direi, vabbè, comunque tanto della programmazione martedì, dopo il vaccino, quando avrò la sicurezza di vari elementi, tipo che non devo presentarmi, immagino di no, comunque che non dovrò andare allo studio il pomeriggio, perché in quel caso si trasmette già dal pomeriggio. Riusciamo a fare una cosa? No, mi sa di no, andiamo di prudenza, vai anche l'ultima. Sì, dai. E rifletterò anche in questi giorni su cosa trasmettere, o meglio, i giorni in cui trasmettere, perché per Mario Golf, magari se riesco a infilare anche Monster Hunter, no, forse meno Monster Hunter e più Smash Brothers, perché non ho fatto questa settimana Smash Brothers, quindi ci sarebbe. Di qua sì, va bene. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Queste tra l'altro sono buche che non ho mai fatto, quindi testo anche un pochino il terreno, così a caso, tanto non ho un problema di par qua, non è importante. Avant Green, ho fatto un po' troppo. L'altra cosa che ho pensato, se, buonasera con la conformazione del terreno qua, buonasera. L'altra cosa che ho pensato di fare per la serie dedicata ad Greatest e Saturni, e questa sarà, non mi dire che fa... Di poco. Dicevo, l'altra cosa che ho pensato di fare. Bravo, che vai. Abbiamo terminato qua. Quindi facciamo anche un po' di online adesso. Celebratemi. Veneratemi, vi prego. Perché ho fatto peggio degli altri. Livello argento. Ottimo. Immeritato per quello che si è visto oggi, però. Un po' di più. Un po' di più, tanta potenza, perché è sempre là che pecco. Gli altri, controllo, velocità. No, velocità sta bene, a 5, poi dobbiamo migliorare anche quella, però più in là. Divinamente un par di ciufoli! Dominato un altro par di ciufoli! Box di tempestosi. Mm-hmm. Allora, la prossima volta che giocheremo a Mario Golf, comunque sia... dovrebbero esserci delle sfide. No, mi sa che ho già fatto delle sfide. E forse c'è la sfida che devo fare. La farò però con l'altro maestro amico di Stinger la settimana prossima. Se tutto va bene. Se vado di Mario Golf sempre la settimana prossima. Ma penso di sì comunque. E penso venerdì. Ma tanto comunicherò comunque sui vari siti. Adesso però, per cambiare un po', andiamo al menu principale e giochiamo un po' online. E questa volta però mi sa che non potrò dedicare tanto tempo a parlare di altre cose, perché qua... me devo concentrare sul serio.
Va bene che si gioca in compagnia, però mi devo concentrare sul serio, che ho fatto delle cagate qua perché parlavo e non mi concentravo abbastanza. Andrei una partitina di Golf Stand. Allora, facciamo così. Visto che voglio dedicare un 40 minuti massimo, facciamo delle partite su 9 buche, che comunque ho delle cose abbastanza speed, tipo con tutti che mandano allo stesso tempo. Poi magari facciamo anche speed golf, sto pensando. In effetti battaglia golf io non l'ho ancora provata in alcun modo. La proverò magari poi anche per conto mio, prima di portarla in live, dico. Pulsante, sì. Ma di movimento un'altra volta si potrebbe fare, perché l'ho già fatto qualche live fa. Dovrei riuscire a capire meglio come fare per evitare problemi di audio. Troviamolo nella stanza. Criteri. Golf standard, certo. Anzi, decidiamo noi poi. Quindi, buche 9. Tiri speciali va bene. Con password senza. Ok, proviamo così. Poche. Vabbè, in due facciamo, va? Se mi fa entrare. Oh, che stanze adesso! Dicevo, l'altra cosa che voglio fare per... segnale... Poteva andare peggio. Perché oscilla tra buono e... decente. No, non devi andare su scarso però adesso, dai! Stavo dicendo, l'altra cosa che ho pensato per la serie di Legre... Oh, dai. Sì? Dai. Senti, già occupata. Sì? L'altra cosa che ho pensato di fare è, visto perché ho pensato comunque a vari modi per espandere un po'... Ehi, entrambi con... di espandere comunque quanto riesce a raggiungere il mio canale... perché in effetti ho sempre pensato che un giorno che il giorno sarebbe dovuto arrivare per fare una cosa del genere. La serie di Legri e Saturni sarà in inglese. Sarà in effetti. E andiamo, iniziamo. E voglio fare con Donkey Kong, va? Scelgo, aspetta. Sì, mazzastella. Aia, percorso casuale. Ai. Sarà per l'appunto in inglese. Vabbè, il gioco di suo non ha l'italiano, ha solamente inglese e giapponese anche per l'audio. Però ho pensato a questo punto, visto che tanto è già in inglese il gioco, se dovessi fare in italiano dovrei tradurre comunque vari termini. A questo punto facciamolo in inglese direttamente. Sarà una sfida, non perché non sappia in inglese, figuriamoci. Ma perché lo parlo quotidianamente anche con altre persone in giro per il mondo. Ma il problema... su Discord. Ma il problema è un altro. Un conto è scrivere, perché ovviamente si scrive qua. Un altro conto... Voglio vedere un pochino, magari... no, deviare. Non bunker, vista che va nel bunker. No! Mi salva l'albero! Ma vieni! Facciamo fare... È un po' un problema qua. Forse... È un po' di lag sta però, Magari un birdie però. Iniziamo bene, dai. Iniziamo bene. Vabbè, tutti meno uno. È un grande primo turno questo. Tutti quanti col birdie, no? Tutti quanti con la mossa pronta. Quindi, come stavo dicendo, per l'appunto, vediamo qua. Attenzione. Ok, e se andassi qua direttamente... Ah no, la buca è qui, che sto facendo? Perché devo un secondo deviare qua. Infatti poi il vento agisce, è veramente forte qua, 7 all'ora. Un po' tanto troppo, rimane sul green almeno. Però non riuscirò a fare un altro birdie. No! Per un niente non ho fatto il birdie. No!
per 10 centimetri. Non pensavo di arrivare così tanto vicino. Non pensavo neanche di arrivarci. Figuriamoci a 10 centimetri. Allora, quindi un secondo qua. Contiamo il vento. Doppio tocco. E ha svaccato. Oh mio Dio, quanto ha svaccato. E cavolo, sì, giusto, perché ho fatto per sbaglio. Ho sbagliato io qua. Perché ho fatto il colpo. E nel raff. Vabbè, vai. Meglio che abbia rallentato perché ci sono i colpi qua. Facciamo così. Un po' però qua, perché sennò. Vediamo un po', sì, grazie vento che mi aiuti, che devi. Beh, dai, poteva andare peggio, dai, però il Rebo Bomb è molto vicino. Questo è in discesa, perciò devo fare. E non riesce a sfruttare il Rebo Bomb come esattamente. Posso un po' troppo qua, Cosa? Ok, la Daisy ha fatto un colpo in più, però forse è in grande vantaggio qua la Peach di Falls. Devo fare meglio. Attenzione. Qua. Ok, meglio così. Ok. Vabbè, un po' svaccato però non troppo, poi c'è il vento che mi aiuta qua, santo vento. Allora, mi raccomando. Oh, meno male, direttamente alla buca. Meno male. Che meglio qua, perché così evito di essere deviato. Aspetta. Eccoci qua. Quindi vediamo cosa posso fare. Qua è in salita, poi ce lo farò un pochino. Non riesco a dare però l'effetto verso l'alto. Un po' troppo, non andare troppo giù. 10 metri quasi della tazza. Il bird è un po' complicato qua, Forse un po' troppo effetto qua. Però è sempre così qua. Tra l'altro la Daisy si è ripresa come. Cioè, è brutto essere ultimi essendo meno uno sotto il par. È un po' brutto. Perché ho fatto un birdie e tutti al par. Attenzione. Cioè, sarebbe una buona prestazione. Solo che di fronte a questi qua. Tanto vento comunque, tantissimo. Un po' aggiungiamo perché in effetti. Perfetto. Non deviare verso il bunker. Fermati prima. Vabbè, non verso il raff. Meglio il raff comunque del bunker, va. Va. Meglio comunque, dai, meglio. Lasciamo fare. Gran colpo. Vediamo un po'. Il vento ha deviato veramente tanto qua. Riusciamo ad andare nel green? Sì. Ok. Ma magari. Però in salita. Magari riusciamo per un eagle. Ah. Però Birdie, vai di Birdie. Almeno però sono sempre ultimo. Cioè, guardate, a meno 2 sono straultimo, perché ci sono il Rebo Bomb a meno 3, Daisy a meno 5 e Peach a meno 6. Attenzione. Cioè, questo è un turnazzo. È una partitazza, con tutto che c'è lag. Vai. E mi sa che forse arrivo. Nel raff. Sì. Però molto vicino alla buca. Tanto che posso forse permettermi anche questo. Un po' così però. Vediamo. Non troppo. Potevo fare un po' di meno qua, Vediamo se riusciamo a fare il birdie. Secondo di fila, sì. Ok. Buono, molto buono. Molto buono. Il Rebo Bomb cosa ha sbagliato? Ha sbagliato
Molto, quindi andiamo pari, perché immagino che qua faccia il par. Cioè, e infatti fa il par. La Peach va avanti verso il trofeo, perché comunque meno 7 di par. Cioè, chi ti scalza la Daisy di John, che è meno 6, però... Qua, attenzione. Una bella bucca, proprio, sarebbe leggendaria, però... come fare. In discesa, quindi magari potrebbe anche fare tipo... Tanto abbiamo anche il vento che manda anche in avanti. Spero non sia troppo. Oh, troppo indietro. Però forse è meglio, perché evito quel coppa, esatto. Mi consolo. No, troppa forza qua, mannaggia. Facciamo il par. Par. Va bene, dai. Vabbè, intanto John e False continuano con la loro lotta verso l'infinito. Cioè, veramente, loro due. Oh, forse... Oh, attenzione, perché Rebo Bomb di Wyatt. Di Wyatt. Come devo leggerlo, in effetti? Wyatt, ecco, Wyatt. Va di più. Molto di più, anche. Quindi almeno non sarò ultimo. Se va avanti così. Sono terzo su 4. Se va avanti così. Quante ne mancano? Perché siamo alla 3. Vabbè, sono anche di soldi. Ne mancano 2. Posso finire ancora quarto, eh? Attenzione. Attenzione. Attenzione, lo dice anche lui. Evita l'albero, bravo. Evita però anche. Aspetta un attimo. Ok. Quanto cavolo rimbalzi! Perché ha preso il marciapiede là. E mi ha rimbalzato tanto. Però se riuscissi... Ah, tra l'altro. Giusto. Vediamo se riesco a fare... rovinare un pochino la vita a John. No, col cavolo. Dai. Sì. Ho sprecato il colpo speciale, ma di brutto. Però almeno il birdie l'ho fatto. E visto che Wyatt è così lontano, mi sa che rimango comunque al terzo posto. E come si fa anche questi sbagli? Forse per una volta potevo anche recuperare un minimo qua. Se recuperare, cosa recupero qua? È a meno 8 comunque. Ah no, però attenzione, John ha fatto il ha fatto solamente 2 colpi qua. E va avanti a meno 9. Complimenti. Ok, ultima buca. Salviamo capre e cavoli, onore. Ok. E non sbaccare. Non andare verso il bunker. Bene così, brava. Brava pallina, brava. Neanche Raf, perfetto. Ok, qua sarebbe molto bello. Forse riesco a farlo però, perché ci vuole un po' di effetto all'inizio. Dovrei essere in grado di darlo, spero. Chi è che ha fatto? Oh, eh? Sì, che lo si dà, sì, anche troppo. No, nel bunker, no! Non il bunker, no! Vabbè, è là però, che balle! In realtà devi anche essere in grado, perché comunque... Sì. Se vai in buca è una cosa bellissima. Bella. Peccato, grande peccato. Vai. Cioè, io avrei finito comunque le buche con meno 5 di par, però abbiamo un meno 9 e un meno 11. Ho sbagliato anche io, però potevo fare meglio, però cavolo che match a parte di False e John. Cazzarola, complimenti a Daisy. Complimenti anche alla Peach. Complimenti.
Quindi, prima di questo match avvincente, stavo dicendo che la serie di Greatest Attorney sarà... Allora, vediamo un secondo gli effetti. Oh, tutti quanti vogliono... No, voglio provare con un'altra stanza. Voglio fare un'altra stanza. La farò in inglese. Questo perché comunque il gioco già di suo è direttamente in inglese. No, forse no, Rocky. Facciamo un'altra stanza. È già di suo in inglese. E mi voglio cimentare, perché voglio vedere in effetti quanto, facendo una serie comunque di un gioco forse di nicchia, sì, ma comunque atteso, perché in effetti una delle cose che volevo fare era anche... Proviamo in effetti adesso con Bowser. Sì, con lui. Sì, sono alcuni personaggi che ho utilizzato di più in off-screen. Sia Bowser che Donkey Kong. Ho iniziato ad utilizzare anche Pauline. E mi sa che mi manca anche poco per... avere il primo upgrade della mazza per Pauline. Sono molto male, ma fa niente. Comunque sì, è una sfida quella di fare una serie in inglese. Io in effetti sul vecchio canale avevo già fatto una serie che purtroppo mi sa che si è persa nei meandri del tempo. Dovrei avere... Attenzione! Tutto salvato, però non ho mai caricato in effetti quelle live. Era una serie di live dedicata alle prime puntate della serie anime di Idolmaster. È una storia un po' lunga, però vabbè, lasciamo stare. Vai. Non il bunker, mi raccomando, Bowser. Ok, va bene. Va benissimo così. No, aspetta che questi devi... no. Non del... Mi fate andare, sì o no? Grazie. Io giusto che devo anche fare... Ah. Basta, andiamo subito. Subito. Ok. Non troppo però, perché ho fatto anche un pochino di effetto in salita. Ma quanto effetto do? Ma dai, la buca è là. Vabbè, tutti... in effetti però posso anche permettermi... Se riuscissi a fare però qua... Se riuscissi a fare però il birdie qua. In discesa però come... Vabbè, par. Tutti felici e contenti, tutti al par. Quindi dicevo, sarà una sfida. Perché io scrivo tanto in inglese, però parlare a voce in inglese è una cosa un po' diversa. E questa è una cosa alla quale sono molto meno abituato. Quindi sarà comunque... È vero che ho già fatto, ripeto, una live in inglese ed è andata anche abbastanza bene comunque per come ero fluente. Però sarà comunque una sfida vedere un po' cosa riuscire a fare. Aspetta qua intanto. Sì. E non sbaccare. Se si corregge. Bravo che ti correggi. Connessione. Però nel rough. Non sta prendendo niente. Di tasti non sta prendendo una mazza. È peggio di altre volte questa partita, Molto peggio. Oh, finalmente. Quanto ci è voluto per fare un cambio di tasto qua? Non prendere. Ok, perfetto. Va bene anche il Raf, va. Va bene anche il Raf. Tanto in effetti ha 5 colpi. Non troppo. Un po' troppo, mi sa. Neanche troppo in realtà. Dai. Buono. Che facciamo? Un bel birdie.
Bel birdie. Ah, quindi sì, utilizzo la pausa che durerà, che dura un altro pochino. Sì, sarà una sfida. Spero di riuscire a comportarmi bene durante questa sfida. Mi aiuterà, un po' mi aiuterà anche il fatto che il gioco è in inglese, quindi se devo leggere un po' mi oriento anche da lì. Perché ripeto, io l'inglese lo so, e come avrei anche l'attestato del, del Cambridge. Però ripeto, parlarlo, parlarlo e avere meno tempo per ragionare, visto che si parla, è una cosa un po' diversa. Anche perché io, a me piacerebbe molto fare altre live di questo tipo, altre serie magari un po' più corte, perché in effetti già iniziai con una serie di un gioco che va per 25 ore. Forse avrei potuto scegliere un altro titolo, però no, è The Great Satan, è una serie che adoro. Sì, ci può anche stare partire da qua per una serie, per una cosa del genere. Magari posso anche fare che parlo un po' più lentamente, cioè già io a volte parlo lentamente, però magari vista l'evenienza, se riusciamo a fare intanto qua. Non spaccare. Buono l'effetto che mi dà una mano un po'. Perfetto. Ti prego, dai. Sì. Oh, Rocky sta già andando a meno 3, però io e Derek li stiamo attaccati a meno 2. È una partita comunque abbastanza equilibrata per adesso. Attenzione. Ah, 3. È in discesa, quindi un po' meno. Forse ho esagerato un pochino. No, dovrei aver fatto un po' meno, però... Però... fairway. Ah. Ideale, sì, però se mi facessi fare... Qua ho subito un po' leggermente il lag. E anche l'asta. Perché se ci si mette anche l'asta, non siamo siamo contenti, no? Vabbè, par. Ok. Quindi siamo Rocky a meno 4, tutti gli altri a meno 2. Perfetto. Siamo a metà match, essenzialmente. E mi sa che questo sarà anche l'ultimo, perché poi... Credo di aver dato un 20 minuti almeno. Ho detto mezz'ora, 40 minuti. Però sì, dovrebbe andare bene anche così. Vediamo, riusciamo a fare una cosa del genere? Dovrei riuscire. Per favore, miracolo. E non svaccare. Tranquillamente. Ma tranquillamente. A me è tutto l'effetto che do. Partita questa comunque molto afflitta da problemi di online, eh. Proprio la stanza, chiunque ha creato la stanza, un po' di problemi. Gran colpo! Ho fatto bene qua. Dovevo dare l'effetto un po' più verso destra, però mi sa. E non riesco ad arrivare al green. Ah, dovevo andare più forte, più forte. In salita, e magari riuscissi. Vediamo. Ok, avvicinarmi, mi avvicino, però. Che balle. Vai e... Non mi dire che la stanza si è rotta. Oh. Oh, ehi. Oh. Raga. La sta... No, dai. Aggiorniamo. Perché? Dai. Eccoci qua. No, tutti assieme. Per favore, una cosa rapida. Dai, facciamo che questa è l'ultima. Dilunghiamo. Ok, ci siamo. Ancora con... Un'attacca. Con Bowser, dicevamo.
Aspè. Sì. Mazza le masse. Andiamo. Sbrigatevi. Ok, quindi quale campo? Un po' mare di due. Ok. Standard, di normale, evento. No, iniziamo dalla 3, perché sì. Quindi, che hai deciso? Allora, avanti. Sbrigate. Sbrigate. Spicciate dal Betty. Debole. Meglio il vento debole, meglio. Avanti. Avanti. E... sì, ci siamo. Attenzione. Ma dove facciamo noi? Da qua lo riuscire a fare. Lag permettendo. In discesa, quindi... gran colpo. Sì, buono, molto buono. Bello dritto. Però vediamo un pochino se il backspin aiuta. Senza esagerare, però mi raccomando. Non mi dire che va! Sta andando! È andato! Ha fatto una buca in un colpo solo! Non c'era ancora riuscito in un match online! E la faccio qua! A cavolo! Vabbè, Birdie! Principianti! Ho fatto la buca in un colpo solo! Ho visto anche un'ipnosi qua. Questo match è iniziato già in un certo modo. Questo match è iniziato già in un certo modo. Ok. Una buca in un colpo solo mia. Una pallina che ruota intorno alla buca così. Sì, ma il vento quanto è messo comunque? Non ho visto bene, mi sa. Avevi detto debole. Io qua andrei prudente però, eh. Va bene che ho fatto la buca in un colpo solo, però non esageriamo ora. Sì, normale. Non andare in acqua però, eh. Va bene anche il... oh mio Dio, la palma! Bunker, va bene anche il bunker, va bene, va bene. Va bene anche questo. Facciamo anche così. Perché ho un po' paura. Non andare in acqua. Sta andando in acqua, vero? Ovviamente dopo aver fatto il miracolo. Oh madonna santa, no. Sapete che c'è però? In effetti posso anche fare questo. No. Ti prego, mandala. Non di nuovo in acqua, no! No! Oh mio Dio, tutto sprecato. Tutto sprecato, almeno per un adesso. Cioè, ho fatto il colpo là adesso. Oh. Cioè, torno a zero. Torno a zero. Anzi, vado anche a più uno. Che spreco, che spreco. Match più strano della storia. Guarda qua. Più uno. Con un triplo buggy d'antologia. Ma che schifo, cioè, che peccato. Perché avevo fatto la buggy in un colpo solo. Questo è karma, questo è karma. Però adesso mi devo rifare. Attenzione. Adesso mi devo rifare. Ok. Almeno questo. Oh, vento medio avevano detto, eh. Avevo visto che aveva scelto vento medio. Poi non so che sia successo.
Però buono, dai. Poi questo ce la faccio come. Anzi, anche di più. Beh, sì. Però non troppo. Facciamo così che abbiamo anche un po' il vento che ci aiuta. Vai nel fairway, non nella sabbia, grazie. Perfetto, muore molto, molto, molto buono. Ok. Poi magari all'altra buca sfruttiamo il colpo speciale a questo punto. Qui voglio più che altro recuperare un po'. Vediamo cosa riusciamo a fare così. Ma sai che... Però buona, buona distanza, buona, buona. Dai, birdie. Torniamo a zero. Si torna a zero almeno. Almeno questo. Oh. Magari il Donkey Kong. No, vabbè, sempre il par 5, quindi hanno un bel po' di colpi. Vediamo. E Yozi va a meno 1 perché ha fatto in 4. Ah, vabbè, sì, come me, uguale. Vediamo, Kellen G2 dovrebbe fare meno 2 sempre perché dovrebbe essere il quinto colpo questo. Vabbè, Kellen in 3, vabbè. Donkey? Ci stai impiegando un po', eh? Ah no, era sempre il quarto colpo, quindi anche Donkey Kong con meno 1 qua, sotto il par. Tra l'altro si ha salvato dalla sabbia. Wow. Attenzione. Attenzione, un par di ciufoli. Ok. Un po'. Non svaccare troppo, mi raccomando. Ha un po' svaccato. Però forse. Anche se va. Sì, va benissimo così. Sì. E il mare nel bunker, e Kellen nel bunker, tanto poi si riprende. Direi così, visto che sei in discesa anche, perciò direi... Vediamo un po' che succede qua. Non il colpo speciale adesso, no! No, va a finire malissimo, Ecco appunto. In realtà poteva finire anche peggio. Però dai, par, dimmi che facciamo il par almeno. Par salvato. Meno male, par salvato. Però qua si stanno allontanando questi qua, Donkey Kong può anche fare, però è dubito che ce la faccia, meno male. Quindi andrà anche lui al par. E se andasse anche oltre il par? Dubito altamente che sbagli. Quando dovrebbero sbagliare non sbagliano. Quindi siamo a metà comunque percorso, no? Siamo... sì. Direi che è il momento di utilizzare il colpo. Però magari attendiamo che gli altri facciano, perché a questo punto io... Oppure no, perché ho un po' paura di... Non lo prende. Quindi attendiamo un secondo. Andate voi altri, andate. Sì, direi di sì. Sì, preciso alla bandiera. Vediamo, l'importante è che non vadano già in buca quei due là. Oh, alla grande. Forse riesco anche a fare il birdie. Vediamo. Andata lontana, Sì. Sì, verde. E tra l'altro, visto che un par 3 qua, potrei aver fatto un bel po' di danno se questi qua non fanno... Allora, vabbè, questo dovrebbe riuscire, in effetti... no, aspetta! Va in 10... Questo almeno va a meno 3, da meno 4.
Ok. Per poco non facevo il colpo comunque. Ok, meno 3. Ho il minimo recupero. Vado anche in terza posizione perché Yulzi al quinto colpo quindi andrà più 1. Il Donkey Kong! Kellen ha fatto la furbata perché è rimasto fermo là in attesa di sviluppi e quindi adesso può giocare tranquillamente. Tranquillissimamente. Grande, grande idea questa, Proprio ottima. Vediamo. Vediamo dove che arriva. Dovrebbe arrivare al green. Ah no, invece. Di poco. Forse sfrutta il fatto di poter fare da qua un chip-in. Se riesce a farlo. Dovrebbe fare forse un pochino più verso destra. Vediamo. Sì, ne è andato a destra un pochino. Di poco, di pochissimo, di pochissimo. Vabbè, par. È un par bello comodo questo. Non ha salvato soltanto il par. Perché facendo dopo ha salvato tanto, ma tanto tanto. Ah sì, che sta con l'altro Kellen, giusto? Stanno giocando entrambi. Attenzione. Ok, di qua. Va bene. Gran colpo. Famo così. Un po' verso sì, perché così magari evitiamo di andare troppo in profondità, perché questo è un problema che solitamente ho a questa buca. Sì, 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 perfetto. Il posizionamento così è perfetto, ce l'ho dritta. Ho il vento anche, è debole il vento. Oh. Se riesco, se riesco. Devo fare qua un po' di meno. Sì, giusto, un pochino così. Vista l'andatura qua della curva del colpo. Dovrei fare 130, mi sa. Così. Vediamo. Un po' troppo verso, poco verso destra, però non andare troppo distante dalla buca. Vabbè, dai, non è male, non è male. Se riuscisse a fare il birdie qua. Vai. Dimmi di sì. No. Vabbè, tapin. Perché mi ha dato il tapin qua? Cioè, di tutti i colpi a meno di un metro mi dà il tapin. Vabbè. Par. Par, 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 par. Ovviamente Kellen ha già ripreso. E mi sa anche Kellen, giocatore 2, ha ripreso anche quest'altro. Ah, invece no. Qua sarà complicato per lui, per Kellen, giocatore 2, andare sul meno 4. Mi sa che rimane a meno 3. A meno di un miracolo. Si concentra. Donkey. Si aggiusta la cravatta. Idealmente. Nella sua mente. Invece di pensare alle banane per una volta, pensa ad altro. Pensa molto ad altro questa volta. Sta impiegando un bel po' di tempo per capire. Vuole il CP. Vuole fare in tre colpi. Ce la fa! Ce la fa! Pare! Pare tra Kellen e Kellen giocatore 2. Pare! Ha pensato molto, ma ha pensato bene. Siamo... Mi fai controllare? Attenzione. Non riesco a controllare ora. Vabbè, volevo controllare che buca fossimo. Quante buche fossimo. Facciamo... Anzi, non meglio fare da così, perché poi mi manda verso sinistra comunque, quindi... Non andare in acqua questa volta, ti prego. E Donkey Kong ha fatto il colpo a vuoto perché ha provato a fare. Vediamo un pochino. Ah, siamo alla settima, se ho visto bene. Ok, vediamo un po' cosa riusciamo a fare qua. Ho fatto bene, spero. Non male. Non male affatto. Sì, dai, 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 va bene, va bene. Dai, birdie, birdie, birdie.
qui non so se riuscirò a farlo. Ovviamente troppa poca potenza. E vado a zero. Sono sempre terzo, però ho fatto il buggy. Mannaggia. Maledizione. Vabbè, Yolzi va addirittura più 2. Sarà un po' complicato raggiungere. No, non posso raggiungere Kellen e Kellen 4-2. Quando mai? Mancano due buche. Dovrei fare dei miracoli qua. Tipo farla in un colpo solo. Come? Come? Facciamo intanto questo, va? Normale. Ma non sbaccare un colpo normale. Mi raccomando, non troppo in là, perché sennò... forse ho sbagliato un pochino io qua. No, invece no, va bene, perché dovrebbe essere ben direzionata per andare non dritta, purtroppo. Lì devo fare un colpo un po' diverso per andare dritto. Oppure... va bene anche così? No, non va bene così. Devo andare qua. Non troppo, mi raccomando, Bowser. Perché è un pochino in pendenza verso sinistra là, eh. Quindi, mi raccomando. Buono. Dai. Il vent è poco qua, 1 metro al secondo. Quindi posso fare anche questo. In discesa. Sì. Vediamo cosa possiamo fare con un doppio effetto. No! Non il colpo adesso qua, no! No, sto andando tanto bene, no! Non andare giù! Raf, va bene anche Raf. Però questo è un altro par per forza di cose. No, un altro super colpo qua, no! Non mi dà possibilità. Stella. E se come no. Di poco non facevo il colpo così. Di poco, di niente. Mannaggia. Purtroppo più uno. Grazie a un buggy del cavolo. Grazie Yolzi, no, grazie. Gentilissima Yolzi. Proprio. Grazie di cuore, ma proprio di tanto grande cuore. E a questo punto devo sperare di fare un birdie, così almeno torno a zero. Per un match che ho iniziato con una buca in un colpo solo e un finale che non pensavo. Diciamo così. Tra l'altro questa con 4. Quindi vediamo. Giusto che poi io ho anche il colpo finale. L'unico ad avere il colpo sono io qua. Potrei rendere un pochino costare un pochino la festa, come almeno. Perché così poco? Io ho premuto il pulsante. No, non mi dire che va nel bunker. Si ferma prima. Non è troppo topspin. Terreno incolto. Non bunker, miracolo. Qua però è complicato. Ne è uscito un colpo supremo. Dovevo utilizzare però per fare il colpo speciale, ma è uscito un colpo supremo. Supremo. Per come sono messe le cose. Sul green. E a questo punto però a questo punto direi. No, è a questo punto sì. No. C'è stato uno sbattere. Vediamo. Di qua, sì. Non ce la farò mai. Par.
Sono ultimo. E in questo match sono ultimo. Sono partito alla grande, poi però c'è stato un problema di percorso con due volte la pallina andata nell'area di penalità. Ed eccoci qua. Ah, peccato. Oh, il primo però è stato molto avvincente come match, più che altro perché ci sono stati... Cioè, io ho fatto terzo ed ero a meno 4, meno 3, meno 4. I primi due a meno 9, meno 11. C'è una roba allucinante. Vabbè, complimenti a Kellen. Complimenti. Primo e secondo posto. Tra l'altro a pari merito, meno 6. Direi anche basta così. Basta così. Si può mantenere comunque questa impostazione per le prossime live di Mario Golf, ovvero una parte dedicata, allora intanto usciamo, dedicata all'avventura e poi una mezz'oretta, 40 minuti, quello che si può fare, dedicato all'online, a giocare un pochino con altre persone in giro per il mondo. E se qualcuno mai vuole unirsi, ben volentieri, come è successo già in passato. Quindi, per questa settimana Empty Stream termina qua. Sì, purtroppo per vari motivi, programmazione ridotta questa settimana. La settimana prossima però compenso, perché per l'appunto inizierò con Grid dei Saturni Adventures. Sarà una serie in inglese, ripeto, quindi parlerò in inglese per la stragrande maggioranza del tempo. Magari se c'è qualcuno in italiano che interviene, vado anche in italiano. Però per la stragrande maggioranza del tempo sarò in inglese. Avviso che in effetti forse ricorrerò anche qualche volta a DeepL per qualche cosa, vabbè, so tante cose, però se ci sono altri termini anche tecnici di legge, là le mie conoscenze sono un po' più limitate perché non ho mai studiato quei termini, o comunque è una conoscenza limitata. Vabbè che Saturni dovrebbe essere comunque molto gestibile anche per chi non ha mai fatto legge, giustamente, però se c'è qualche cosa più tecnico lo vado a controllare. Però sì, comunque sarà una sfida. It's going to be quite a challenge. Ecco, già iniziamo. Però voglio vedere un pochino come riesco a condurla per 25 ore di giocato. Vabbè, che è comunque un tipo di titolo anche più lento rispetto a questi, per fortuna. Perché visto che comunque è una... avventura grafica, sì, perché molti la considerano comunque come visual novel, ma in realtà, visto che ci sono sezioni in cui si interagisce con il mondo di gioco per trovare indizi o anche per altri motivi, non è tanto visual novel come un Igurashi o un Root Double o come Famicom Detective Club, che in effetti è un'altra serie che volevo fare in inglese, però poi ho rinunciato. Quindi si può fare, è più gestibile da questo punto di vista, visto che posso avere più tempo per ragionare anche come dire certe cose. Spero che vada bene. Saranno 25 ore e passa di un certo tipo. Però sarà interessante vedere. Spero di non dover... Sì, dai, sarà interessante vedere. E poi per Mario Golf e Smash Bros. Ultimate si vedrà quando ci raggiungerò durante questo weekend. Penso che potrei fare tipo martedì e mercoledì The Great Saturni, giovedì Smash Bros. E poi venerdì ancora Mario Golf. Forse anche il sabato, non voglio garantire nulla. Quello che posso garantire è che le live continueranno ad essere caricate sul canale di MP Wind su YouTube. Il cui link si trova qua sulla pagina di Twitch. C'è anche il link alla pagina MPTV di altri contenuti, adesso due video in effetti. Per essere sempre aggiornati, qua su Twitch programmazione, così come anche su Twitter. Se volete seguirmi anche su Twitter, prego accomodatevi, dove ci sono aggiornamenti di vario tipo anche. Per il resto, vi ringrazio per aver seguito. Spero che vi siete divertiti nonostante le mie sconfitte qua e i colpi un po' strani, soprattutto l'avventura. Cioè, mi ha detto che ho fatto la grande, ma ho fatto veramente cacare. Che ho fatto qua? Per sbaglio ho cliccato un secondo un'altra scena per ripristinare qua il computer. Vabbè, fa niente. Quindi vi ringrazio ancora e ci vediamo alla settimana prossima, martedì, perché ci vorrà. For those who are willing to see myself talking in English for over 2 hours, eccetera eccetera, con i Saturni. Per chi volesse invece, per chi mastica meno l'inglese, ci si vede invece probabilmente giovedì con Smash Brothers. Però, ripeto, conferme sia qua su Twitch che sul canale Twitter. Vi auguro buon fine settimana e ciao!